L'Aquila Sportiva piange Mauro Zaffiri, presidente dell'Aquila Rugby Club e da sempre con i colori nero-verdi incisi sulla pelle. Non un presidente qualsiasi, il suo posto allo stadio non era certo di quelli riservati alle autorità, ma era quello del primo tifoso, del tuttofare, di un presidente che all'occorrenza era disposto anche a divenire elettricista o magazziniere per il bene dell'Aquila Rugby. Intere generazioni sono cresciute con lui e la sua famiglia è cresciuta a pane e palla ovale. In una città di tanti imprenditori ed istituzioni che spesso però lo hanno lasciato solo, come dimostrano gli ultimi anni dell'Aquila Rugby Club, lui ci ha messo sempre la sua passione, la sua faccia, le sue risorse economiche e tutte le sue energie, pur di non far scomparire l'Aquila Rugby, nella città in cui, per tradizione, in quasi ogni famiglia c'è un rugbista all'interno. Per salutarlo una cerimonia diversa, domani mattina alle 11, nello Stadio Fattori, lo stadio che lo ha accompagnato per tutta la sua vita. Mauro Zaffiri era un uomo appassionato, amante della sua terra e voleva che l'Aquila Rugby si connotasse sempre di più all'interno della regione Abruzzo, portando avanti tanti progetti, su tutti quelli legati ai più giovani. Così parlava infatti ai nostri microfoni tempo fa. Riteniamo giusto che l'Aquila Rugby partecipi alla vita regionale e soprattutto alla rinascita della regione Abruzzo. Legato al fatto di quello che noi ormai portiamo avanti da diverso tempo, il progetto Formiamo il Futuro, che serve esclusivamente a dare sostegno a questi ragazzi che fanno dello sport e dello studio un fattore molto importante. Mauro Zaffiri ha sempre lottato, ha sempre difeso lo sport cittadino, ha più volte detto e ribadito, ha più volte lanciato appelli, a volte anche con modi burbari, ma lui era così, parlava in faccia e anche questo faceva parte del suo carattere.